Tutti in effetti si chiedono ancora cos'è l'amore. Qualcuno addirittura ha supposto che trovare la risposta ad una simile domanda equivarrebbe a trovare la risposta alla domanda. Oggi analizzeremo la relazione della coppia numero 476, residente a Huaraz, in Perù, punto di partenza di grandi spedizioni alpinistiche. Questa è Isabel e questo è Diego. Isabel gestisce un piccolo banchetto nel mercato comunale dove prepara formidabili frullati a rapidissima azione. Per un'improbabile sequenza di sfortunati eventi, è una sfegatata fan di Luis Miguel. Diego è un agricoltore di Huaraz che vive vendendo legumi nel mercato comunale. Qualche volta fa da guida alle sprovvedute spedizioni alpinistiche straniere. Nel novembre dell'88 un aristocratico britannico si rivolge al banchetto di Isabel per trovare una guida che li accompagni sull'Alpamaio. Dopo una breve consultazione, Isabel e Diego si incontrano per discutere dell'affare. A Diego piace Isabel e anche a Isabel piace Diego. Due settimane più tardi Isabel porta Diego a conoscere i suoi genitori, ma il padre di Isabel non sembra essere convinto della relazione e costringe il povero Diego a superare quattro difficili prove. Bere più ciccia di lui. Addestrare lama di famiglia. Fare una pila d'arance più bella della sua. Spiegare a nonna Fe il successo di Luis Miguel. Superate le prove, Diego e Isabel si catapultano alla festa del Señor de los Milagros, ma l'inopportuna apparizione della Madonna rovina la solennità del momento. La stessa notte, in seguito alle cure premurose di Diego, Isabel rimane incinta. Lo stesso giorno in cui il presidente Fujimori inviò il famoso fax dal Giappone, la coppia annuncia la gravidanza al padre di Isabel. Don Pablo è così contento che il cuore non regge. Il giorno delle nozze la coppia si giura eterna fedeltà. Dopo la nascita del piccolo Inti, Isabel passa sempre più tempo a lavorare la maglia, mentre Diego si occupa del banchetto di frutta. Fallito il banchetto di frutta, Diego si trasferisce a Lima per mandare qualche soldo alla famiglia. Ma dopo qualche tempo se ne perdono le tracce. Dopo aver parlato con alcune amiche, apre una piccola cooperativa che produce maglioni di lana di lama. E un bel giorno, barcollando, Diego riappare a Huaraz, dove tuttora aiuta Isabel nell'allevamento dei lama. Quella presa in esame è una delle 16.567.000 variabili finora calcolate dal Centro di Studi sui Rapporti Amorosi situato a Berceto, sull'Appennino Tosco-Emiliano, in Italia. Nella prossima puntata prenderemo in esame il caso numero 425. Questo è Gustave e questa è Paulette. Gustave e Paulette vivono a Flamanville, in Francia, famosa soprattutto per i suoi enormi reattori nucleari.